è stato presentato all'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio il cortile dietro le sbarre, il mio oratorio al Ferrante a Porti, biografia di Don Domenico Ricca, salesiano da oltre 35 anni cappellano dell'Istituto Penale per Minori torinese. All'evento è intervenuta Anna Maria Baldelli, procuratore dei minori del Tribunale di Torino. I diritti finanzieranno borse di studio e di lavoro per il reinserimento dei ragazzi che attraversano l'esperienza del Ferrante a Porti. Seguendo questo libro si segue un po' la linea della città, gli interventi sociali, gli interventi nell'ambito anche penale e quanto la città, la giustizia e una serie di, direi, di privato sociale hanno fatto rispetto ai ragazzi. Quindi questa non è la storia mia, la racconto io perché mi hanno un po' così coinvolto a raccontarla, ma più che tutto volevo raccontare la storia di quello che è capitato e delle linee forti che erano emerse. Le linee forti è un cambiamento radicale del sistema carcere, dove non più il dentro soltanto, ma questa profonde connessione tra il dentro e il fuori. Al Ferrante a Porti, ai tempi di Don Bosco, quel carcere si chiamava Generala, Don Bosco, visitando i giovani detenuti che erano lì, gli venne in mente in quel carcere il suo sistema preventivo e gli oratori. Lui pensò se fuori dal carcere ci fossero persone che accudissero questi ragazzi, una famiglia, un gruppo, la parrocchia, forse questi ragazzi non sarebbero qui. Quindi proprio dietro quelle sbarre a Don Bosco venne in mente questa intuizione. E così in occasione del bicentenario un salesiano racconta attraverso i suoi 35 anni di cappellania come si può vivere il carcere come un oratorio.